Oggi, signori, parliamo di una categoria ad alto rischio di estinzione, i maschi bianchi etero. Categoria sociale su cui si può fare serenamente dell'ironia, iniziando dalla definizione sesso forte, ma dove? Visto che è chiaramente il sesso più sfigato, lavora di più, si stressa di più, muore prima, spesso nei modi più bizzarri, come rimanere fulminato con le luci del presepio o cadendo dalla scala mentre pota il gelsomino. Paga gli alimenti, paga al ristorante, a volte cerca di smezzare e qui il rischio di estinzione aumenta perché poi non riesce a riprodursi. Insomma, è a rischio di estinzione molto più del topo ragno di Sumatra. C'è un dossier aperto a WWF. Ma non è sempre stato così, eh? Un tempo i bianchi maschi etero erano la categoria più cool del pianeta. Per vedere un aristocratico nero sono dovuti arrivare i Bridgerton. Non c'erano le quote rosa, le quote immigrati, cioè il mondo era diviso in quote, solo che loro erano nella quota che comandava. I primi problemi sono iniziati con le coppie miste. Tipo, se la vostra fidanzata prima di voi usciva con uno che si chiamava Babacar, vi assicuro, la vostra relazione inizia già in salita. E non per il fatto che lui balla meglio di voi. Del resto, l'ansia di prestazione, i maschi bianchi etero ce l'hanno sempre avuta già prima degli sbarchi a Lampedusa. Per secoli compensavano colonizzando il Congo belga, oggi lo fanno comprando una Lamborghini o un Ram Charger, anche se, ve lo dico, non è la stessa cosa. E comunque anche i bambini bianchi vengono da storie di emarginazione, eh? Scuole private, vacanze nelle enclavi protette di Santa, Curma e Forte dei Marmi. Poi quando sbagliano un'uscita della tangenziale finiscono a Rozzano, li spolpano vivi. È lì che è iniziata l'estinzione. Per non parlare dei pomeriggi noiosissimi passati a giocare a Monopoli con Tancredi, Manfredi, Giacaranda e la Maria Sole. Poi per giocare al dottore la Maria Sole preferiva Amir e Hassan, giustamente. A forza di Monopoli, Tancredi e Manfredi sono poi entrati alla Goldman Sachs. Amir e Hassan invece sono passati dalla Maria Sole alla marijuana. Business molto più divertente, peraltro. Il rapporto con la categoria femminile è sempre stato conflittuale. Allora, per millenni le avevano proposte al focolare e alla riproduzione. Oggi le donne vogliono diventare dirigenti e al tempo stesso anche avere figli, magari anche con un'altra donna. Cioè, sono delle belle pretese. E allora cosa dovrebbero dire i maschi etero che vogliono entrare nel mondo della moda a Milano? Discriminazione pura. E comunque oggi il vero problema è che l'identità sessuale di questa categoria passa nell'indifferenza generale. Mentre si discute su come salutare un non-binary e in quale toilette mandare Elliot Page e Demi Lovato, gli uomini sono diventati metrosexual, retrosexual, hipster, monopattinati, vegani, dipendenti da yoga e cosmetica avanzata, praticamente un incrocio tra David Beckham e Cristiano Ronaldo. La loro virilità è più bassa di quella di una bimba di Conte. Cioè, non è rischio di estinzione questo? Vabbè, dai, ridiamoci su. La sapete quella dell'aereo? Allora ci sono un bianco, un maschio e un eterosessuale, ok?